Dato che il video di qualche giorno fa in cui vi facevo vedere come diventare batteristi anche senza avere lo strumento vi è piaciuto molto e mi avete chiesto di continuare questa serie di video in cui vi faccio vedere delle cose che possono fare tutti senza niente, basta avere le mani, oggi ho deciso di farvi un po' la continuazione di quello che era il video scorso, che tra l'altro se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra in una scheda, poi andare a suonare veramente una canzone, nel senso purtroppo la canzone per questioni di copyright non ve la posso far sentire qui, ma comunque vi lascio qui sotto in descrizione il link al pezzo originale che dopo vi dirò, ma è una canzone degli AC/DC. Quindi andiamo a vedere la continuazione del tutorial, diciamo, della volta scorsa e poi andiamo a capire veramente come suonare questa canzone. Allora, nel video dell'altra volta vi avevo spiegato come contare le pulsazioni e cosa bisognava fare per ogni pulsazione. Facciamo un piccolo remind. Allora, noi dobbiamo contare fino a 4. Su tutte le pulsazioni, cioè tutte le volte che contiamo, dobbiamo suonare con la nostra mano destra, che sarebbe il charleston della batteria. Solo sulla pulsazione numero 3 dobbiamo andare a suonare il rullante con la nostra mano debole, quindi rullante e charleston sono così. E con il nostro piede destro dobbiamo andare a suonare solo la pulsazione numero 1, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Adesso la cosa da fare per riuscire a suonare la canzone di AC/DC sarà quella di fare sempre gli stessi movimenti ma contarli in maniera diversa. Il fatto di contare sembra una stupidaggine, ma in realtà è molto 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 importante, perché per prima cosa ci fa capire dove siamo, ci fa capire cosa dobbiamo suonare. Come vi dicevo, praticamente per questi ritmi contare è importante, perché il tempo è importante per il batterista, il tempo è fondamentale perché la batteria serve proprio per quello, per tenere il tempo. Quindi il modo di contare adesso è un po' differente, nel senso, se prima contavamo 1, 2, 3, 4, adesso dovremmo andare a contare in modo un po' più robotico. Pensatela così inizialmente, poi capirete il perché. Quindi se prima era 1, 2, 3, 4, adesso dovremmo andare a sillabare ogni numero, cioè 1, 2, 3 e 4. Con questo cosa succede? Succede che nel momento in cui noi contiamo 1, 2, 3, 4, ogni numero abbiamo un colpo solo. Se noi andiamo a suonarlo più robotico, di colpo vengono due colpi per ogni numero, cioè 1, 2, 3 e 4. E in pratica quello che dobbiamo andare a fare adesso è andare a suonare la stessa cosa di prima ma più velocemente, diciamo. Quindi la nostra mano destra che faceva tutti i colpi faceva 1, 2, 3, 4, adesso dovrà andare a fare praticamente il doppio dei colpi, 1, 2, 3 e 4. La questione però è questa: il rapporto, diciamo, tra i colpi con la nostra mano destra, cioè i colpi di charleston, e gli altri due nostri arti, cioè mano sinistra e piede destro, rimangono uguali a prima. Cioè se prima facevamo tum pa tum pa tum pa tum, continueremo a fare questa cosa qua ma contando in maniera un po' diversa. Quindi adesso all'interno del nostro conteggio avremo la cassa sul numero 1 e sul numero 3, 1, 2, 3 e 4, mentre il rullante ce l'avremo sul 2 e sul 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Quindi in tutto verrà così: 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in pratica abbiamo fatto la stessa identica cosa di prima. Se andiamo a vederla proprio meccanicamente era uguale, ma sul conteggio è completamente diverso, perché siamo andati a farlo praticamente al doppio della velocità. Infatti, se ci avete fatto caso, prima all'interno delle quattro pulsazioni avevamo solamente una cassa e un rullante, la cassa sull'1, il rullante sul 3. Adesso invece abbiamo due casse e due rullanti, perché la cassa ce l'abbiamo sull'1 e sul 3, il rullante sul 2 e sul 4. E in generale la maggior parte della musica si suona così. Se voi ascoltate la musica pop, la musica rock, la musica funky, andrete sempre a pensare cassa 1 e 3, rullante 2 e 4. Poi ovviamente man mano che si diventa bravi come batteristi si incominciano anche a spostare alcune cose, eccetera eccetera eccetera, però l'idea di base è sempre questa. Ok, adesso passiamo invece alla canzone. Dopo aver imparato come fare il ritmo possiamo suonare la canzone, e in realtà con questo ritmo qua, contatto in questo modo, potremmo suonare tantissime canzoni. Non dico
Sì, l'80% di canzoni secondo me sì. Cioè non dico suonarlo come il batterista, ma tenere il tempo a quella canzone direi proprio di sì. Allora, perché ho scelto un brano degli AC/DC e perché ho scelto Back in Black degli AC/DC? Perché questo brano, a parte essere perfetto per questo ritmo, ha una particolarità, cioè all'inizio del brano ci dà il tempo. Cosa vuol dire? All'inizio del brano voi sentirete che ci saranno un Charleston e una chitarra insieme che fanno questo suono qui, chitarra insieme al Charleston, e la figata di quello è che fa 8 colpi, quindi è come se il brano ci contasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quindi come se il brano ci contasse due volte la pulsazione, e dopo quello parte la canzone, quindi noi dovremo contare due volte fino a 4 insieme a Charleston e chitarra e poi partire a suonare il nostro ritmo, perché lì parte veramente la canzone. La cosa a cui dobbiamo fare attenzione è però che quello che contiamo all'inizio sarà il contatto normale, nel momento in cui invece andiamo a incominciare a suonare, diciamo, dobbiamo contare roboticamente, quindi al doppio della velocità come vi dicevo prima, quindi sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tan, tanana, 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 tan, tanana, tanana. Ok, questa cosa qui, forse un filino più veloce, ma più o meno la velocità è questa. Quindi, grazie a questo metodo qua, possiamo andare a suonare tutta la canzone. Poi ovviamente ci saranno dei cambi, ci sarà il ritornello, la strofa, eccetera, eccetera. Ma teoricamente, se noi continuiamo il nostro ritmo e andiamo a contarci sempre in testa 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, possiamo riuscire a suonare tutta la canzone. Attenzione solo, perché tutte le volte che lo faccio fare poi ci sono gli allievi che provano a fare il ta 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 ta, quel pezzo della canzone ta ta na na ta na na ta ta na ta na ta na, che fa parte della strofa. Non sto a spiegarvi cosa fa il sedicesimo della nota che suona, no, non vi sto a spiegare questa cosa, ma semplicemente vi dico, nel momento in cui sentite questa cosa cercate di memorizzarla, ta 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 ta, memorizzarla ritmicamente, cioè non come note, ma appunto fare ta 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 ta, che è la parte ritmica che fanno tutti in quel momento con le mani, quindi fate ta 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 ta. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, ta 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 ta. Se vi può aiutare, questa parte comincia sul numero 2, quindi voi dovrete andare a suonare 1, 2, 3, 4, 1, ta 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 ta, boom, e poi ricominciare. Quindi praticamente l'inizio della canzone è questo, ti 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 ti, 1, 2, 3, 4, ta ta na na ta na na ta na na na. E poi ricominciate e potete andare avanti così tutta la canzone. Ricordatevi che nella strofa ci sarà questo ta 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 ta, mentre nel ritornello non ci sarà, quindi continuerete ad andare dritti. Quindi questo è in pratica. Spero che questa seconda lezione di batteria sul tavolo vi sia piaciuta. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché ovviamente se vi piace, se vi può essere utile a capire qualcosa di ritmico, sia se suonate la batteria sia se non la suonate, secondo me può essere una cosa positiva. Quindi mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa vi piacerebbe imparare, nel senso scrivetemi magari una canzone, scrivetemi un groove che avete sentito ma non riuscite a capire come si suona e vorreste impararlo ma non avete la batteria, quindi vorreste capire, ma che ne so, scrivetemi un po' di cose che vi potrebbero interessare. E detto questo, basta, io con questo vi saluto qua, vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, di andare sul canale Telegram, basta. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!